oltre 2600 fotografie che ripercorrono la storia di Arezzo e degli aretini dal 1860 con una foto di un panorama agli anni 80 con quella dell'abbattimento della ciminiera del Fabbricone. Tutto questo è l'archivio fotografico storico di Arezzo, disponibile anche online e che adesso viene presentato in una veste rinnovata e con una nuova e migliore navigabilità. Il vecchio sito aveva ormai oltre 10 anni di vita e quando l'abbiamo fatto avevamo anche bisogno di risparmiare lo spazio, quindi abbiamo privilegiato, perché lo spazio costava molto come affitto, abbiamo privilegiato la scritta, la descrizione piuttosto che l'immagine. Invece il nuovo sito è come oggi, i ragazzi sono abituati col telefonino, come cercano Instagram, Facebook, subito vedono le immagini e quindi si vede subito l'immagine in piccolo. E poi, secondo la scelta che uno fa, la ingrandisce, trova le spiegazioni e poi finalmente l'immagine a tutto schermo. Il sito nella sua nuova veste è stato presentato nel giorno del 47° compleanno del fotoclub La Chimera, che da anni si occupa dell'archivio, incrementandolo e soprattutto divulgandolo. Il nostro fotoclub infatti è un fotoclub particolare, perché oltre che annoverare i soci che sono bravi a fare le foto di ora, c'è questo archivio appunto che è una cosa veramente bellissima e quindi ci sono tantissimi documenti storici in fotografia che onestamente credo che vada valorizzato e vada sempre tenuto di conto, perché non so se domani ci sarà queste possibilità di avere in futuro le nostre foto, i nostri ricordi da rivedere dopo 50-100 anni. Il sito è stato completamente rinnovato grazie alla collaborazione di Ancos Confartigianato. Noi abbiamo cercato di incrementare il sito di Confartigianato proprio e dargli ancora un valore. Già è bene, ce l'ha, perché il sito di Confartigianato secondo me ha fatto molto bene. Però con le fotografie credo che acquisti un altro valore.